troviamo al castello dove? Ci troviamo al castello di Cleto, bellissimo. No, assolutamente no, non ci troviamo per niente al castello di Cleto, ci troviamo al castello di Saputo, perché Cleto ha due castelli, c'è il castello di Cleto e il castello di Saputo. Ma io mo l'ho saputo, non lo sapevo sto fatto, quindi se ci organizzavamo prima. Quindi il castello di Saputo rimane comunque di una bellezza indescrivibile, davvero location meravigliosa. Cioè, poi ci possiamo spostare, però volendo possiamo farla dall'altra parte, è anche bello quell'altro castello, io ti ci porto volentieri. No, guarda, a me qualunque, tanto qui è talmente bello che in qualunque posto ci stai, la scenografia naturale è perfetta, quindi va benissimo dovunque. Bello. C'era qualcuno che ha detto, per esempio, poco fa, che dice che vedevano questi ruderi, questa... dovevate venire un po' prima, se venivi un pochino prima beccavi lo spettacolo del tramonto sul castello, che era ancora più romantico. Ma io non è che sono uno che nasce oggi, io sapevo che pur essendo arrivato in ritardo, c'eri te che avevi fotografato tutto e quindi mi passi le fotografie, quindi vedi che... Noi sappiamo come funzionano queste cose, quindi so che ci sono delle fotografie bellissime che posteremo appena tu ce le passerai comodamente, senza alcuna tortura. Tommy, io so che i social ti, diciamo, spingono molto, perché io se digito Tommy Terrafino su YouTube trovo veramente una marea di materiale, una marea di roba, hai fatto di tutto. Questa sera cosa ci possiamo aspettare? Beh, questa sera devo dire che c'è una cosa carina. Intanto vedo che c'è qualcun altro come qui sul palco. Stasera c'è una cosa carinissima. Ho avuto il piacere di conoscere un musicista, che non mi svelo chi perché è una sorpresa. E con lui questa sera cercheremo di interagire culturalmente, nel senso vorremmo sposare quelle che sono le musiche e le culture calabresi a quello che è un po' il mio concetto recitativo pugliese. Quindi se questa cosa riusciamo a confezionarla, verrà fuori davvero una cosa molto molto carina. Cioè praticamente come se fosse in questo caso un piatto, come se stai facendo una cucina, quindi le eccellenze calabresi con le eccellenze pugliesi. Esatto, però ti volevo chiedere una cosa, siccome sono da 4-5 giorni in Calabria per il tour, non mi dire più cucina, mi hanno sequestrato, sono 4 giorni che vengono sequestrate a mangiare di continuo, sto mangiando non lo so quanto, è troppo, tantissimo, quindi diciamo tutto, enogastronomico, cucino, proprio mi mette un'ansia addosso. Noi abbiamo l'anduja, voi cosa avete dalle vostre parti? Noi abbiamo la famosissima pietanza che è orecchiette che ci muderup. Abbiamo orecchiette che ci muderup, abbiamo patate di seccozze. E quindi stasera è come se andassimo a condire una pietanza utilizzando l'anduja e le orecchiette che ci muderup. Quindi verrà fuori questa pietanza artistica che secondo il mio punto di vista diventerà molto molto carina. Quindi ti dobbiamo seguire assolutamente per vedere anche le altre, diciamo, quello che segue il menù in tutto, diciamo, la Calabria e non solo, perché insomma tu sei uno che gira moltissimo. Sì, giro tantissimo, ma devo dirti che la Calabria rimane tra le regioni a me più vicine, mi piace proprio il calore della gente calabrese. Questi giorni ci siamo accorti che facendo lo spettacolo, pur avendo una linea dal punto di vista artistico, diventa sempre una forma di improvvisazione, perché c'è sempre qualcuno, qualcosa che fa scattare un cambiamento durante lo spettacolo e diventa ad personam, così per ogni serata c'è uno spettacolo quasi diverso per alcuni aspetti, quindi bello.